Benvenuti o bentornati in questa nuova serie di video dedicata alle sopracciglia. In realtà ormai siamo al penultimo appuntamento, ma vi ricordo che ci sono anche dei blog post dedicati sul blog e alla fine di questo mese insieme vi riceverete un PDF con i riassunti di tutto quello che abbiamo trattato, ma anche dei consigli e degli extra, diciamo, dedicati solo a chi avrà scelto di ricevere i contenuti esclusivi una volta iscritto al blog. Questo PDF ovviamente lo riceverà chi si sarà iscritto entro questo mese di marzo o chi è già iscritto e ha già scelto di ricevere i contenuti esclusivi. I prossimi poi li riceveranno anche tutte le altre persone che magari guarderanno questo video dopo e decideranno di iscriversi per ricevere altri PDF o altri contenuti relativi ad altri argomenti. Che anzi, vi ricordo anche stavolta, se volete indicarmi qualche argomento che vi piacerà trattare in questa modalità o in altre, lasciatemelo in un commento che cercherò di valutarlo e magari sarà il prossimo a cui dedicherò un mese di contenuti. Oggi però stiamo ancora parlando di sopracciglia e continuiamo. Abbiamo fatto un discorso generale, abbiamo parlato del disagio che comporta non avere sopracciglia o non averle come vorremmo, di come gestire i commenti indesiderati, di come cercare di migliorare le nostre sopracciglia e oggi entriamo proprio nel pratico, cercando di capire come disegnarle al meglio. Qui sul canale trovate già degli altri miei video dedicati alle sopracciglia e al disegno proprio delle sopracciglia. Come ho già detto nel primo video, questa non è una serie dedicata alla cura dall'A alla Z delle sopracciglia, quindi non vi starò a spiegare la forma che dovrebbero avere tutto quanto, anche perché io sono sempre dell'idea che siamo noi a scegliere la forma, per quanto possibile, da dare alle nostre sopracciglia. E se proprio non ne abbiamo, possiamo farlo ancora meglio, perché non dobbiamo seguire quella che è una linea, diciamo, data già da dei peli esistenti che in alcuni casi può anche interferire, come abbiamo visto la settimana scorsa. In questo video vedremo come disegnare le sopracciglia e che cosa usare. Infatti alcuni strumenti possono davvero fare la differenza e inizierei dai pennelli. Dopo anni e anni di prove io ho tre tipologie di pennello da consigliarvi. Il primo è il classico per pettinare le sopracciglia, a volte lo troviamo anche dietro le matite che utilizziamo per disegnarle, ma ad esempio se usiamo una pomade non c'è un pennello in dotazione e anche con alcune matite può non esserci, e quindi è bene averne uno da poter utilizzare sia per pettinare le sopracciglia prima di disegnarle sia dopo, per distribuire meglio il prodotto, sfumarlo e anche per pettinare proprio i peli che ci sono oltre il disegno. Secondo pennello necessario se utilizzate dei prodotti in crema, delle pomade per disegnare le vostre sopracciglia è il pennello angolato. Pennello angolato che in realtà non è una definizione universale, perché ci sono tanti tipi di pennello angolato con sezioni più o meno sottili, più o meno fitte, più o meno rigide. Personalmente io preferisco dei pennelli angolati abbastanza rigidi con setole corte che mi permettano di essere più precisa. Quello che io al momento trovo perfetto è l'ultimo uscito di Puro Bio, un pennello angolato che permette di essere molto più precisi e di ricreare anche l'effetto pelo per pelo, anche se anche questo dipende dalle vostre abitudini, dall'arco che volete ricreare, dall'effetto che volete avere, e magari voi potete preferire un pennello angolato diverso da quello che preferisco io. Per tanto tempo io ho utilizzato quello di Zoeva, che era decisamente più ricco di setole rispetto ad altri che mi possono venire in mente, ma un altro tipo di pennello che voglio segnalarvi, che io non avrei mai pensato di utilizzare per le sopracciglia e che invece ho utilizzato per mesi, 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 è questo per l'eyeliner, sempre di Zoeva. Ci vuole più manualità, non lo nego, ci vuole anche un attimo più di tempo,
Ma vi garantisco che io non ho mai dedicato più di 5 minuti alle sopracciglia, quindi si riesce tranquillamente anche in questo modo ad avere un risultato veloce. Io ho amato questo pennello, è stato quello che ho usato di più negli ultimi mesi prima di iniziare a testare quello di Puro Bio, che poi è diventato il pennello che utilizzo per la maggiore. Per quanto riguarda il disegno in sé, sì, seguire i classici punti, diciamo, consigliati per la forma anche della depilazione delle sopracciglia, quindi il punto iniziale, il punto più alto e il punto finale. Tante volte queste indicazioni, così come gli stencil per la forma delle sopracciglia, possono non essere adatti alla nostra forma d'occhio, alla nostra forma di viso e alla nostra forma di sopracciglia. Quindi cercate sempre voi di trovare la vostra forma e quello che si adatta meglio su di voi. Con piccoli tratti possiamo andare appunto a disegnare il nostro arco come lo vogliamo, con il prodotto che preferiamo. Vi anticipo già che nel prossimo e ultimo video ci sarà un confronto tra pomade e matita, però questo è un video più generale per farvi vedere come si può disegnare un sopracciglio con delle parti mancanti. Quindi si può procedere a piccoli tratti, sia con un pennellino e con un prodotto in crema, ma anche con una matita con una micromina, con un pennarello per sopracciglia. L'importante è che il prodotto che scegliamo, se abbiamo da disegnare proprio un arco in alcune parti ex novo, quindi non abbiamo peli, l'importante è che il prodotto scriva. Che scriva, che rimanga e che non crei dei buchi, perché a me è successo di provare dei prodotti che nel corso delle ore mi creavano dei piccoli pallini dove spariva il colore e rimanevano appunto questi cerchietti bianchi dove si vedeva la pelle e non c'era più il prodotto. Quindi fate delle prove, può essere che lo facciano anche dei prodotti di cui sentite recensioni meravigliose, ma anche su di voi hanno questo effetto. Su di me è stato così, con non tanti prodotti, ma con un paio sicuramente, e ho capito che quelli non andavano bene per me. Le parti finali dell'arco e la codina sono più o meno sempre della stessa forma, la parte iniziale può essere molto diversa, può essere più arrotondata, può essere più sfumata, può essere più netta e lì dipende da voi. A me non dispiace un risultato netto su di me, ma è anche una necessità, perché non avendo peli nella parte iniziale non posso sfruttare quelli come incipit, devo crearlo e sfumarlo troppo mi rende il tutto ancora più finto. Se e quando i miei peli cresceranno anche nella parte iniziale, magari farò come posso fare adesso con la prima parte di peli che ho. Quindi andrò a pettinare quelli, riempirò magari solo leggermente e potrò avere un inizio di sopracciglio più sfumato. Per ora non me lo posso permettere e quindi mi sono fatta andare bene anche un tratto più deciso e meno naturale. Il tratto arrotondato invece proprio non mi piace su di me e quindi non l'ho mai fatto. Si può intensificare, creare un arco più definito, si può anche procedere per il disegno iniziando dalla parte inferiore, quindi creando proprio una riga, diciamo, alla base del sopracciglio che dia definizione e dia forma. Io trovo che sia più naturale il passaggio che ho fatto prima, e però per tanto tempo ho seguito anch'io questa strada, diciamo, del disegno partendo dalla parte inferiore. Non ho mai invece definito l'arco molto bene nella parte superiore, tracciando proprio una linea continua, cosa che invece in tanti fanno, anche magari poi andando a definire con il correttore sopra e sotto. Non ho mai amato questo effetto super definito, quindi non ho mai fatto questo passaggio, però si può assolutamente fare, ognuno poi sceglie in base al proprio gusto, come sempre.
questo è il risultato, quello che mi piace di più, soprattutto quando sono struccata. Oggi ho solo un filo di mascara e un pizzico di correttore sulle occhiaie e sui lati del naso e basta, per il resto sono completamente struccata e questo diciamo che è proprio l'effetto che mi piace di più. Ricordo ancora le mie primissime prove sul sopracciglio finissimo che avevo con una matita nera di Essence, quella più scura, che era troppo scura già la matita. In più io facevo una forma verso il basso con una punta anche non ben definita e veramente era una cosa orrenda, bruttissima. Tant'è che mi ricordo anche che una ragazza una sera quando io feci questa prova me lo fece notare perché era inguardabile. Quella ad esempio fu una critica utile, la classica critica costruttiva, perché per quanto mi sentii estremamente a disagio in quel momento, quella ragazza ne sapeva più di me, che avevo appena iniziato a cercare tutorial sulle sopracciglia e che con la mia materia prima a disposizione avevo fatto quello che avevo potuto fare. Però lei mi disse che quella forma non era adatta, dovevo provare in un altro modo. E così io poi cercai altri modi e piano piano iniziai a fare le mie prove, ma sicuramente non orrende come la prima, che magari cerco di riprodurvi per farvi capire che cosa avevo fatto e come ero uscita, anche andata in un locale, perché era una serata in un locale, quindi immaginatevi. E anche capite che è tutta esperienza, quindi tutti siamo partiti da un qualcosa e tutti abbiamo fatto anche delle figuracce, perché no? Quindi per il momento direi che questo è quello che volevo dirvi sul disegno delle sopracciglia. Qui sul canale trovate anche degli altri video se volete vedere come le ho disegnate in altre occasioni, e ne riparleremo poi nel PDF che arriverà a chi vorrà iscriversi ai contenuti esclusivi del blog e in questo caso anche del canale. Come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia magari stato utile. Se è stato così ditemelo in un commento, lasciatemi un like, insomma fatemelo capire, e poi io vi aspetto al prossimo video la prossima settimana per l'ultimo appuntamento qui sul canale dedicato alle sopracciglia. Intanto vi consiglio di guardare anche gli altri se già non l'avete fatto, e poi ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio grande, ciao!